Una donna promettente, il film di Emerald Fennell con Carey Mulligan che ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura originale, firmata dalla stessa Emerald Fennell. È una storia forte, di grande attualità, in cui ha creduto anche l'attrice Margot Robbie che ha prodotto il film. La protagonista è un'ex studentessa di medicina, Cassandra, traumatizzata dalla sofferenza della sua migliore amica che ha subito violenza da un compagno di università sotto gli occhi di un gruppo di studenti e non ha ottenuto giustizia. Cassandra la sera si finge ubriaca nelle discoteche, smaschera gli uomini che si comportano da predatori e diventa una voce universale che denuncia la violenza sulle donne. Esce in sala 2, il film rivelazione con cui il regista italiano Filippo Meneghetti ha vinto il César, l'Oscar del cinema francese per la migliore opera prima. Un esordio sorprendente con due grandi attrici, Barbara Sukhova e Martine Chevalier. La storia d'amore tra due donne in età matura che abitano nello stesso palazzo nella città di Montpellier, unite segretamente da anni con tanti ricordi di vita quotidiana insieme. Un racconto al femminile che rivela i sentimenti, la tenerezza, la solitudine e la bellezza dell'età matura. Nonna. Tu sai cucinare? No, per niente. Li sai fare almeno i biscotti? No. E tu li sai fare? Nelle prime giornate di ritorno in sala è andato bene negli incassi Minari, il film premiato con l'Oscar per la migliore attrice non protagonista, Yoo Yeon-yoon. Tanti segnali importanti per la ripresa del cinema. Questa notizia però va, diciamo, verificata con almeno altri due problemi. Primo, ad aprile sono stati soltanto circa 120 locali in Italia. La speranza è che anche l'offerta sia all'altezza delle aspettative del pubblico, perché senza una buona offerta e senza tanti cinema aperti, l'entusiasmo del pubblico rischia di raffreddarsi. E ora vi saluto, perché sto andando al cinema.